aprono al pubblico nei locali dell'ex mattatoio comunale di Avezzano il nuovo lapidarium e il museo del prosciugamento del Fucino, primi fondamentali tasselli dell'ampio progetto L'Aia dei Musei. Siamo nel lapidarium, chiamato Le parole della pietra, dove sono esposti con rigore scientifico e al tempo stesso con facile comprensione didattica anche epigrafi rinvenute nel corso dei secoli e finora custodite nei depositi del municipio di Avezzano e non fruibili al pubblico, che raccontano il passato della Marsica attraverso storie di vita privata, religiosa e politica. Il filo dell'acqua, un museo del prosciugamento del Fucino, si avvale di un allestimento moderno e multimediale per illustrare la grande opera idraulica che ha portato alla scomparsa del terzo lago d'Italia per dimensioni, modificando indelebilmente il destino di generazioni di uomini che da pescatori divennero contadini. Come potete vedere, tutte le informazioni sono facilmente raggiungibili tramite dei moderni touchscreen che raccontano tutta la storia del Fucino prima e dopo l'opera di prosciugamento. Fatto, però permettetemi, grazie soprattutto per quello che si potrà e si dovrà fare nei mesi e negli anni a venire. Grazie, e adesso, se permettete, faremo il taglio simbolico del nastro e poi potrete visitare tranquillamente queste due stanze, questi due musei, e rendervi conto che quello che abbiamo detto non sono solamente chiacchiere. Grazie. Ecco qua, via. Antigua hanno partecipato alla realizzazione di questo importante progetto la direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici ed ha dato un prezioso contributo la fondazione Carlsbad. Prende in vita con grande impegno ma anche con la speranza di realizzare finalmente un luogo della cultura nella città di Avezzano, un luogo del passato di questa città che è in crescita ma ha l'esigenza di valorizzare la sua storia nella convinzione che le parole di Aristotele, la cultura, le radici della cultura sono amare, ma i frutti sono dolci.